video sponsorizzato da Game Over Treviglio, sito super accessoriato di console di nuova generazione e di tantissime carte da gioco, fra cui Pokémon, ha tantissimi prodotti e prezzi davvero molto convenienti, quindi che aspetti? Facci un salto! Finalmente, dopo un bel mesetto abbondante, mi sono tornate le carte gradate da High Grading e non vedo l'ora di scoprire che voti hanno preso. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Fermi tutti! Prima di cominciare, mi raccomando, like e iscrizione al canale. Grazie mille per il supporto. Oggi, come ho anticipato dalla mia intro, andiamo a vedere le 7/8 carte, adesso non ricordo, che mi sono tornate da High Grading. Per chi non sapesse cos'è High Grading, vi lascio la schedula qui in alto per recuperarvi il video in cui ne ho parlato. È una casa di creazione nata all'incirca 6 mesi fa, quindi è completamente nuova, che ha innovato in modo positivo il mondo del grading. Capirete meglio se guardate il video qui sopra. Vi anticipo subito ragazzi che in questo pacco ci sono soltanto carte gradate in sleeve. E voi vi starete domandando, ma cosa vuol dire carte gradate in sleeve? Perché purtroppo i case non sono ancora disponibili. Ho mandato un misto di carte inglesi, italiani e giapponesi, giusto per vedere come gradano e che voti danno. Vi anticipo subito che il 10 lo danno veramente molto raramente. Quindi incrociamo le dita e andiamo a vedere cosa abbiamo preso con le nostre carte. Eccoci qua ragazzi, ecco qui il nostro pacco, armiamoci di cutter letale e andiamo ad aprire questa scatola. Allora, speriamo di non spoilerarci le carte in nessuna maniera. Ok, perfetto. Packaging, niente male. Vediamo un po'. Abbiamo il pacchetto con all'interno le carte. Poi abbiamo, oh, bellissimi adesivi in omaggio. Pokémon Station, mi raccomando, passate dal loro fantastico gruppo Facebook. Trovate il link qui sotto in descrizione. E poi abbiamo carta straccia. Eccoci qua, col nostro bel cartone che contiene le nostre carte gradate. Guardate che packaging fantastico, davvero molto bello. Qui abbiamo un bel bigliettino da visita Pokémon Station, spettacolare, con il box set base e alcune informazioni che vi lascio qui molto volentieri. Fate un piccolo zoom per poterle vedere come si deve. Allora, sono veramente molto curioso di capire i voti delle mie carte. Sicuramente non tutti saranno altissimi perché alcune carte erano promo, quindi uscite da collezioni in plastica, quindi potrebbero essere benissimo rovinate. Allora, mettiamo via tutto ed ecco qui il nostro pacchettino sacro. Apriamo senza pietà questo bel pluriball, sperando, come dicevo prima, di non spoilerarci tutto subito, anche se non penso. Ok, niente spoiler, meno male, per fortuna. Eccole qui le nostre carte, non ricordo quante sono, dovrebbero essere un 7-8 carte. Abbiamo un misto di Jap e un misto di italiani e inglesi. Quindi ragazzi, dopo aver portato e aver provato Grad, adesso proviamo High Grading. Vediamo un attimino com'è questo servizio. Iniziamo da questa qui, che sembra essere una carta italiana barra inglese. Allora, utilizziamo il cartoncino, il bigliettino da visita Pokémon Station, per non spoilerarci il voto. Iniziamo subito con uno Shining Magikarp del 25esimo anniversario. Carta centrata molto bene, in ottime condizioni, quindi mi aspetto un bel voto. Il voto dovrebbe essere a destra, se non sbaglio. E andiamo a vedere il label. Il label non è molto particolare, però lo apprezzo ugualmente, mi piace davvero tanto perché è basico e non stona mai. Attenzione, Shining Magikarp, foil segreta, High Grading, e questa mi ha preso 9,5. Non è per niente male come voto ragazzi. Per quanto riguarda High Grading, sono molto restico i 10, quindi ci sta tantissimo. Veramente molto bello come label e come impostazione, quindi tanta roba, bellissima. E il primo è andato 9,5. Non mi potevo aspettare il 10, però vabbè, sono contento così. Vediamo la seconda, vediamo cosa si nasconde qua. Io non ricordo neanche le carte che ho mandato ragazzi, incredibile. Qua abbiamo un bel Mew e Mewtwo GX promozionali derivanti dalla team. Su questa non mi aspetto nulla perché era in
castrata nella plastica, quindi qualcosa potrebbe assolutamente avere. Quindi non mi faccio troppe pretese e se ha preso anche un 9, 9,5 sono contentissimo. Vediamo subito label, tanto sul label non c'è molto da vedere. 2019 Black Star Promo, bellissima, in italiano. Miumi 2GX, dell'era Sole e Luna, full up foil e ci ha preso 9,5. Attenzione, su questa sono veramente soddisfatto. Non mi aspettavo un 9,5. Grandissima, bella, mi piace. Stracontento. Passiamo alla carta Jap. Vediamo sul Jap invece come sono severi. Sul Jap non ricordo cosa mi ha dato, sinceramente. Oh, Arceus Hyper V-Star. Direttamente da Starbird. La centratura non era proprio il massimo della vita, quindi non mi aspetto un 10. Però se fosse 10 sarebbe tanta roba. Non è male male la centratura, però vediamo. Sono curioso. Allora, Pokémon 2022, Starbird, Arceus V-Star, 120 su 100, fuori serie. Full Art Foil Rainbow. Vediamo il voto che ci ha preso. 10! Non ci credo, invece la centratura era perfetta. Adesso che la guardo meglio. Fantastico! It's 10! Bellissimo! E si gode furiosamente dopo l'Arceus alternativo di Starbird in Jap 10, grade 10. Adesso anche questo. Spettacularis! Wow! Quindi andiamo con la prossima. Devo dire che mi sta andando da Dio. Prossima Jap che ho mandato e questo bellissimo Rayquaza VMAX del set Climax. Che tra l'altro da noi non è ancora uscito in nessuna espansione. Quindi carta ancora super esclusiva. Andiamo a vedere che voto ci ha preso. Allora, Pokémon 2021, Hyped Glass Pack, VMAX Climax, Rayquaza VMAX. 252 su 184 fuori serie, sbustata da Medila. E ha preso 9,5. Wow, su questo invece mi aspettavo 10. Evidentemente c'ha qualche cosa che magari non le ha fatto prendere quel voto. Però devo dire che sono contento ugualmente. Questa carta è bellissima. Però il 10 su questa spaccava di brutto. In ogni caso siamo a 3, 9,5 e un 10. Cioè sta andando divinamente. Allora andiamo sulla prossima carta qui, che non è Jap, non ricordo cosa ho mandato. Oh, Pikachu, derivante dalla collezione, quindi anche questa è incastonata nella plastica, perciò potrebbe avere qualche problemino. Allora, Pokémon 2020, Black Star Promo, Pikachu, ok, derivante dalla collezione. Vediamo cosa ci ha preso. 8, questa me l'aspettavo sinceramente, però ho voluto vedere insomma a 360 gradi il servizio e ha preso un 8. Sicuramente ha qualcosina, qualche pecca che io non ho potuto vedere attentamente e la mettiamo qui. Andiamo adesso invece con le altre restanti che sono tutte Jap. Ripeto, non ricordo cosa ho mandato, adesso lo scopriamo insieme. Allora, bellissima questa, il trio di cucciolini derivanti da GX All Star. Allora, Pokémon 2019, giapponese, ok? Tag Team GX, Tag All Star, Full Art Foil Secret, fuori serie, ok? Vediamo un po', Togepi, Cleffa, Iglipuff, cosa ci ha preso questa carta? Su questa mi aspetto tanto, a dire la verità, anche se la centratura forse non è il massimo. Anche 9,5 mi andrebbe bene, ci ha preso 10! Invece la centratura è perfetta, mi sbagliavo. Non ci si crede! Sbadabim! Un altro 10! Incredibile! High grading! Che servizio! Chapeau! Come direbbe Cassano, chapeau! Sulle Jap è veramente una sicurezza assoluta. Andiamo con la prossima, vediamo cosa ci ha preso. Devo dire che mi piacciono davvero tanto anche questi label che sono così basici ma sono belli comunque. Pikachu Kanazawa, vediamo un po' cosa ci ha beccato questo Pika, ok? Promotional 2020, giapponese, Kanazawa Pikachu Foil. Vediamo, questa sono, se fosse 10 sarei veramente in botta, tantissimo. 9,5, ci ho sperato per un attimo sul 10, ma niente. 9,5. Mi va bene ugualmente, perché magari la Holo può avere qualche graffietto. Ci possono essere delle inesattezze che possono portarlo sicuramente anche a meno del 9,5. Perciò il 9,5 ce lo facciamo andare benissimo. Ultima carta, ma non in ordine di importanza, sempre Jap. Non ricordo cosa ho mandato, ripeto.
Ah, Mew VMAX Black Gold. Bellissima questa carta, che da noi non è ancora uscita. Io devo dire che la centratura in questo caso mi sembra totalmente perfetta. Allora, vediamo Pokémon 2021. Derivante sempre dal set Climax, questa bella cartina qua. Mew VMAX 280 di 184, full art foil, ultra rara. E ci ha preso, mamma mia, 10, non ci credo, sì! Incredibile! Che bellezza! Assurdo, questa carta è perfetta, io non ci credo. Sono euforico, ragazzi, incredibile. Facciamo un piccolo recapino perché non riesco neanche più a parlare. Allora, ricapitolando, abbiamo questo Pikachu promozionale che ci ha preso 8 e ci sta tantissimo. Classic 9,5 e ci sta. Questa non me l'aspettavo, un bellissimo voto per me, 9,5 e tanta roba, assolutamente. Poi abbiamo questo Pikachu Kanazawa 9,5, Rayquaza del set Climax 9,5, su questa il 10 mi avrebbe veramente fatto esplodere, ma vabbè, ci accontentiamo anche così. Abbiamo il Mew Black Gold Jap Pristine 10, assurdo, incredibile. Arceus V-Star Jap Pristine 10. E poi abbiamo Cleffa Pristine 10. Ragazzi, che dire, sono totalmente soddisfatto del servizio iGrading. Mi raccomando, provatelo anche voi per poter mandare le vostre carte. C'è il sito apposito e ci sono anche i mod di Pokémon Station che possono aiutarvi e seguirvi nel caso vogliate mandare qualche carta. Se vi serve un tutorial per mandare le carte iGrading, senza problemi posso farne uno, lasciatemi un commentino qui sotto e mi raccomando, soprattutto lasciatemi un commentino per farmi sapere cosa pensate dei grading e se vi piace il loro servizio. Se volete più informazioni vi lascio la schedula sempre qui sopra con le info che vi ho già lasciato sul canale tramite un video. Mi raccomando, prima di lasciarvi vi invito a lasciare un bel like, non dimenticate l'iscrizione, passate dai miei social, il link sono acquistati in descrizione, e passate dal mio altro video. Nickel 10 per il 10% su quasi tutti i prodotti dello store. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!